Buonasera ragazzi, torna la Champions League. Ragazzi, stasera è in assoluto la partita più difficile del girone, dove veramente dobbiamo dare il 190%. L'unico problema è che ci arriviamo con 8 giocatori indisponibili, e questo è un grosso problema. E soprattutto ci arriviamo con la retroguardia praticamente gabbizzata, perché fuori Calabria, fuori Kier, fuori Teo, fuori Maignan. Teo dovrebbe forse recuperare sabato per la Juve. E ragazzi, siamo un po' smontati fino a che non inizia il mondiale. E purtroppo in questo periodo dell'anno succede sempre. Prima che inizi la partita, voglio approfittare un secondo per rispondere ai miei amici che mi hanno commentato la live reaction di Empoli-Milan sul fatto che abbia criticato troppo la squadra prima del gol di Rebic. La mia risposta è veramente semplice: io, a differenza vostra, non ho prosciutto sugli occhi. E conoscendo il Milan, vivendo anche memory di quello che abbiamo passato l'anno scorso, seppur poi sia finita bene, sì, certo, per carità, stiamo procedendo nei però memory di alcune progetto. Partite la Salernitana, perfetto, Udinese, grazie, sono certo che sarà un Bologna, successo per fortuna Torino. Le regole sono cambiate, in cui abbiamo avuto un approccio e anche una sfortuna che sono stati molto simili alla partita di domenica con l'Empoli, sabato. Tutto ciò che volevo evitare era di ricadere in quello che è stato le partite che ho appena menzionato. Oltre al fatto che, dato che l'Inter ha perso due partite di fila, non potevamo assolutamente permetterci di fare un altro passo falso o mezzo passo falso. Quindi sì, ho criticato la mia squadra, ero dubbioso della vittoria che è poi arrivata. Sono contento su Infinity così. Plus. La cosa molto golosa è che questi hanno esonerato l'allenatore praticamente da un mese, ma fa. Sarebbe un peccato non approfittarne, però siamo in Inghilterra. Qua, in questo campo, la Juve l'anno scorso ci ha preso 4 scoppole. Minchia, tira un vento laggiù che porta via. Minchia, ci abbiamo Aubameyang contro. Se sti qua non compravano Aubameyang all'ultimo giorno di mercato, ero più tranquillo. Però evidentemente i soldi ce l'hanno solo gli inglesi. Mount Sterling e Aubameyang, ragazzi, è una cosa che avrei voglia di andare in bagno e cambiarmi 10 paia di mutande in un minuto. Ah, Jorginho in panchina, no, giusto per dire. Tatarusa, Nudest, Kalulu, Tomori, Ballo, Tourette. E guardate qua, quando c'è un minuto di silenzio in Inghilterra. Ecco, questi sono gli italiani per forza. Quando c'è il minuto di silenzio in Inghilterra, ragazzi, non vuole una mosca. Avete capito la differenza tra un popolo ignorante e uno meno ignorante? Perché comunque anche gli inglesi hanno i loro precedenti. Però quando si tratta di queste cose c'è rispetto. Eccolo, Graham Pavlovic, pagando 4 miliardi. Dai, è andata, su, milioni. Iniziata, dai. La partita, penso, più bella e più prestigiosa che possiamo vedere da qua fino all'inizio del mondiale. E non mi dite che è Milan Juventus perché vi blocco. Duello fascia destra, Krunic e Sterling. Con calma. Sono bene schiacciati sti qua. Anche perché hanno gente che il campo lo macina correndo, tipo Sterling o Aubameyang, quindi partire di contropiede per loro non è assolutamente un problema. Il nostro test importante. L'anticipo di Thiago Silva. Thiago Silva dentro per Aubameyang. No, no, no. Destro. Tatarusanu. Riesce a salvarsi. Pericoloso il Chelsea. Tatarusanu. Che tiro a giro ha fatto Mount. Raga, l'ho detto, si qua fanno due passaggi e vanno in porta. Sì, ragazzi, però Tatarusanu, cioè, sbaglia un rinvio. Sì, e l'altro pure. Aspetta troppo. Va via. Leao, bravo, subito per Ballo Touré. Non fare stronzate, vabbè. Poteva pensare per Giroud, va bene, va bene. Il Manchester City vince 1-0 col Copenhagen. Ha fatto gol Haaland, chissà perché. Esattamente, ha fatto gol Haaland. Accelerazione di Vai, primo giallo. Krunic. Primo... Però c'è anche da dire che Koulibaly ha fatto 3 falli piuttosto stronzi. Abbiamo parlato di 2 centrocampisti del Milan abili nel palleggio, invece quelli del Chelsea. Vince un duello. Grande De Ketteler, dai Leao. Attenzione a Leao, nell'uno contro uno incontenibile. Va via. Va via su Thiago Silva, Leao. Sbilanciato. Attenzione. Messo giù in area. Regolare.
E qua Leao è stato stupido. Rivediamo qui in grossa, perché Loftus Cheek in area ti ha spinto e tu sei voluto andare avanti. Se cadevi era a rigore tutta la vita. Approfittando. Non era Loftus Cheek, era Fofana, scusate. E comunque ragazzi, queste squadre di Premier vanno a mille all'ora. Magari quando hai palla tutti lasciano qualche spazio, ma quando hanno palla loro, cioè, devi girare come una trottola, eh. Sti qua fanno un pressing asfissiante. E tu non puoi costruire né dall'alto né dal basso, perché è incredibile come questi abbiano un pressing che è veramente maniacale. E praticamente, cioè, se tu vuoi costruire un'azione devi andare a rubare palla al centrocampo. Questo gioco per... Altro ammonito, Ballo Touré. Ma è 40 minuti via. Che Koulibaly ci affossa ogni cosa che gli passa accanto. Boh, vabbè, ho capito che in Champions arbitrano all'inglese, però non è che la cosa va presa alla lettera. Grande Dest, altra palla regalata al Chelsea. Bravo Dest. Bravo Giroud. La dà Leao. Thiago Silva. Su Leao, regolare l'intervento. Aspetta. Cioè, ci stai ammonendo tutti quanti. Scivolata da dietro di Thiago Silva. All'indietro. E non fischi il fallo. Migliorata. Bennacer qui rischia. Benna, oh, che fai? Che fai? Che fai? Che fai, Benna? Poi sbaglia. La regala Sterling. Che fai, Benna? Centra, mette in mezzo Tomori. Tomori libera. Che fai, Benna? Saluta troppo il pallone. James. Che fai, Benna? Proprio tu che da inizio campionato io non ti ho detto niente. Calcio di punizione molto insidioso. Ci va Mount. Attenzione. Attenzione. Tatarusano che ha preso. Sempre pericoloso Thiago Silva. Ragazzi, era solissimo Thiago Silva, però questo no, questo no. Chi è Kalulu, che ha perso la marcatura completamente su Thiago Silva. Poi non l'ha persa sul difensore di una squadra di Serie D, l'ha perso su Thiago Silva, va bene. Però pochino più attenzione. Ancora Thiago Silva e ancora calcio d'angolo. A ritaglio Thiago Silva, ha fatto un altro colpo di testa. Ha ancora calcio un angolo. Dai, dai, terzo angolo, sto vedendo lo fa adesso, eh. Dai, dai, terzo angolo, sto vedendo lo fa adesso, eh. Nuovo cross. Va Chilwell, non è uscito il portiere. La lì, gol. Fofana a rete. Ecco, vabbè, la terza è quello buono, ho detto. Del Milan su un harem in area. Tatarusano ha fatto il suo. Thiago Silva, la terza volta su tre che colpisce senza nessuno. Ecco, hai sentito Thiago Silva la terza volta su tre che colpisce libero. Quindi se sai che la crossa su Thiago Silva, perché non vai a marcare Thiago Silva? Ha colpito tre volte di fila Thiago Silva la palla di testa. Tre volte in tre zone diverse dell'area. Quindi vuol dire che chi calcia il calcio d'angolo lo va a cercare, giusto? E questo gol ce lo meritiamo, ragazzi, ce lo meritiamo. E comunque tutta questa cosa di questi tre calci d'angolo dove abbiamo preso gol è partita da un retropassaggio di Tonali, dove Tatarusano ha dormito e la palla è uscita in calcio d'angolo. E ragazzi, la cosa che mi fa rodere il culo, al di là del risultato, non risultato, la vittoria, non vittoria, è che continuiamo proprio in maniera fissa a prendere gol. È una cosa incredibile. L'ultimo clean sheet è stato contro il Sassuolo il 31 agosto. È più di un mese che noi costantemente ogni partita dobbiamo fare conti col gol subito. E domenica c'è la Juve, quindi se l'abbiamo preso dall'Empoli, se l'abbiamo preso dal Dinamo Zagabria, se l'abbiamo preso dalla Sampdoria, sono sicuro che lo prenderemo sicuramente anche dalla Juve. Detto che questi qua fanno un pressing che è veramente asfissiante, mette fuori Dest e recupera palla Loftus Cheek, ragazzi. Oh. E hanno cambiato allenatore due settimane fa. Pensate l'avessero cambiato sei mesi fa. James, vabbè, va via Ballo Touré. La balla è persa, Mount. Vi faccio notare che non abbiamo fatto un tiro. Non ci stiamo capendo più niente. Ha provato ad andarsi a riprendere quel pallone che Fofana aveva conquistato. Non ci stiamo veramente capendo più un cazzo. Ma zero. Con la sua tecnica. Sterling, Aubameyang, no, verso Mount, gol. Attenzione, rete. Mamma mia. Fuori gioco però. Fuori gioco. Ha fatto un gol della Madonna, ha fatto un gol della Madonna. Non è fuori gioco netto. Sì, ho 39 minuti. 39 minuti per dare un giallo a uno del Chelsea. Tonali, ragazzi, è in difficoltà sta partita che è veramente... Ma è abominevole. Che dirige bene verso James. È incatante. Quanto è in difficoltà Tonali questa partita. Cioè, avete capito? Sti qua hanno fatto gol e hanno aumentato l'intensità. Raga, palla alta, palla bassa, palla di culo, palla di pipo.
arriva sempre dove deve arrivare. Terzo giallo, no, beh, ragazzi. Tomori è andato a prendersi un cartellino giallo del tutto. Ah, Tomori si è preso neanche bene a Serca ha fatto fallo. Ragazzi, ufficialmente la partita più brutta che abbia visto da inizio anno questa. Quindi vedete veramente di fargli cambiare vento. Poi vabbè, Destek che prova a saltare in velocità Chilwell. Niente di serio, non vi preoccupate. Ragazzi, sono scoperte, noi non buttiamo sulla palla. Lasciamo che rientri, non la buttiamo su, Giroud perde, duello aereo, si riparte di nuovo. È sempre stato il solito disco tutti i primi 45 minuti. Tutti. La riapertura di Tonali. Tonali, ecco, bella Leao, per Leao. Leao, dai. È l'ultima occasione del primo tempo, Leao. Leao, dentro per De Kata, l'area, la parata. Incredibile. Incontenibile Leao, devastante, ma Krunic ha sbagliato un gol a porta vuota. Krunic ha sbagliato un gol a porta vuota. Krunic, ma c'è un calcio d'angolo, ok, qua ha più senso. Qua in fine primo tempo spazzata via, abbiamo avuto la nostra occasione. Pace. Ancora per il Chelsea. Eccoci qui. Vediamo di giocare il secondo tempo possibile. Come abbiamo concluso il primo. Allora, diciamo, come abbiamo iniziato e come abbiamo concluso il primo. Perché quello che c'è stato nel mezzo, ragazzi, è da cestinare proprio malissimo. Però ragazzi, se giochiamo come abbiamo giocato nel mezzo, tempo 10 minuti, sti qua cominciano ad ararci, a farci pelo e contropelo. Serve un piccolo passo in più, ragazzi. Palla lunga di Tatarusano, state a vedere, Thiago boom! Silva, sulla testa di Thiago Silva. Che poi arriva a Mount perché non chiudiamo la linea di passaggio. Oh, tutta la partita, ragazzi. Ma rivella, dai. Balloture. Balloture? Leao. Leao per De Ketelaere, non si capisce. Subito per De Ketelaere, non lo ha trovato e allora c'è spazio per ragazzi, Sterling. Così però. Così è avvilente, è avvilente. È veramente avvilente. Molto pericoloso. Ma Silva dalla punizione. Il cross. Rovesciata di Chalobah, dai. Mamma mia. Scambio destro Krunic, noi arrivano a tre passaggi insieme. 10 minuti nel secondo tempo, non siamo neanche entrati in area. Cibo, vabbè, che ovviamente supera destra per la decima volta. Diventa buono per James dall'altra parte, pronto al controcross. Eccolo nel mucchio. James gol di Aubameyang. Aubameyang. Meritato, meritato, meritato. Tomori ha fatto lo stesso errore che ha fatto nel derby. Si fa anticipare. Nel derby si è fatto anticipare da Dzeko. Adesso si è fatto anticipare da Aubameyang. Quando io pubblico le partite dove vinciamo, come quella con l'Empoli, e io vi dico, guardate che anche se abbiamo vinto a Empoli, non abbiamo giocato bene, perché non si può arrivare a fare l'1-0 al sedicesimo tiro. Mi avete insultato in tutte le lingue del mondo. Adesso tu hai fatto un tiro in porta solo e guarda com'è il risultato. Dice 2-0. Quindi prima di insultare e poi venite a insultarmi. Sti qua ragazzi hanno il potere di gestire il gioco come vogliono loro. Cioè hanno il potere che gli avversari fanno quello che vogliono loro. E io mi chiedo, a sto punto come fanno ad avere un punto solo. Adesso ovviamente ne hanno 5 e siamo terzi, ovviamente. Va a tornare verso Tomori, ragazzi. Tomori, questa partita qua la sta toppando alla grande proprio. Cioè, praticamente al 60esimo, io sto leggendo solo le stazze, non sto guardando la partita. Il Maccabi Haifa all'Allianz con la Juve ha più possesso palla, più tiri in porta, più tiri fuori e più calci d'angolo che il Milan col Chelsea, che prima di questa partita era ultimo nel girone. Ci stiamo cagando addosso. E qua c'è un'apertura, ovviamente tutti dormono. E qua ci sarà il 3-0. Ma siamo stati graziati che Sterling ha tirato al volo. Ragazzi, non la recuperi più sta partita qui. Non la recuperi più. Ma come fai a recuperare una partita così? Come la recupera una partita così? Ragazzi, guarda anche qua. Calulu, un'altra palla sbagliata. Buttare una palla avanti, arrivano loro. Ma che devi fare? James, dai, 3-0. Eccolo. Rete. James, grande azione. Lasciato libero. Solo, tranquillo di fare quel che vuole. Mamma mia. Anzi, rimangio quello che ho detto. L'anno scorso a Liverpool abbiamo giocato anche meglio. Perché da 1-0 abbiamo rimontato 2-1. Poi siamo stati polli. Va bene, siamo stati polli. Quello era il Liverpool
che è arrivato in semifinale. Ma qua non abbiamo fatto niente questa partita, ragazzi. Non abbiamo fatto niente. Io vi dico sempre, la Champions ve la perdono, perché la Champions non è la Serie A. In Champions non c'è l'Empoli, non c'è il Monza, non c'è la Cremonese. In Champions anche la squadra più scarsa si può rivolare una cosa che non sai. Però voglio che sia anche si deve perdere. Voglio un Milan che se la gioca. Stiamo facendo una figura di chi è andato a Londra in gita. In gita! Abbiamo fatto un tiro solo in porta alla fine del primo tempo. Uno solo. E io c'ho paura perché sti qua poi vengono a Milano. Sti qua vengono a Milano. Sarà un disastro. Sarà un disastro quando vengono a Milano. E non venitemi a dire sei poco fiducioso verso la tua squadra. Non venitemelo a dire. Perché se oggi vedo questo, io come posso pensare bene che quando questi vengono a Milano sia totalmente il contrario? Come posso pensarlo? Datemi un motivo per pensare che quando arriveranno a Milano abbiamo la possibilità di vincere giocando così contro questa squadra. Ci ha messo gabbia, pensate un po' voi, cioè al 65esimo metti gabbia. Ma fai bene a mettere gabbia, perché tanto c'è, che vuoi fare? Cioè tu questa partita la rigiochi 10 volte, ogni volta perdi con un gol in più. Sti qua mettono la primavera, mettono Gallagher, mettono giocatori che manco a FIFA li senti, manco nei pacchetti bronzo li trovi. Avete capito la differenza? E qua non è la differenza di campionato, di soldi, qua è la differenza della partita che stiamo facendo. A parità di risultato, il derby perso 3-0 con l'Inter l'anno scorso, abbiamo giocato 10 volte meglio. Abbiamo giocato 10 volte meglio. Ma anche quello perso 3-0 l'anno prima, abbiamo giocato 10 volte meglio. Mi fa piacere solo che Rebic, nonostante tutto, stia correndo come una trottola a destra a manca. Quello mi fa veramente piacere. E siccome, perdonatemi la rima, ma la vostra dose di ignoranza non è mai abbastanza, ve lo dico al 72esimo minuto di Chelsea-Milan. E siccome avrò ragione, perché avrò ragione, vi ci farò il copia e incolla durante la partita con la Juve. Se giochiamo così, anche contro la Juve, finisce uguale. Segnatevelo. Brahim Diaz sempre solite cazzate, ragazzi. Salta un uomo. Poi appoggia la palla, prova a saltare il secondo e ci rimbalza. Sempre le solite cose, non cambia niente. Che bello, batti un calcio d'angolo e ricominci fraseggio in difesa. Non accendi neanche il cross, nonostante tu stia perdendo 3-0. Mamma mia, che roba, che roba. Vabbè, in 89esimo mi sono rotto i coglioni, dai. Ci vediamo per Milan Juventus.